Allora, il mio ruolo, come avete sentito, è il consulente del pubblico ministero. Il caso che il dottor Olivetti vi ha appena illustrato suscita una serie di considerazioni. Inizierei con considerazioni di tipo tecnico-metodologico. L'esame mammografico del 2 gennaio 2010 è stato effettuato con tecnica analogica in due proiezioni, la cranio-caudale e l'obliqua, ritenute sufficienti per la diagnosi sia in ambito clinico sia in ambito di screening. Le proiezioni sono state effettuate rispettando i criteri di correttezza. Sono criteri di correttezza generali, quali la corretta identificazione, la simmetria della mammella destra e sinistra, l'assenza di pieghe artefatti, capezzoli in asse, e poi criteri di correttezza relativi alle singole proiezioni. Per l'esame ecografico si è utilizzata una sonda ad alta frequenza idonea allo studio della ghiandola mammaria. Non vi è traccia di uno studio con color Doppler. Essendo l'ecografia un'indagine scopica, la valutazione è basata sulle sole immagini pervenute. Un secondo gruppo di considerazioni riguarda il referto e l'interpretazione delle indagini. La tipologia di mammelle in esame è comunemente definita densa e andrebbe inquadrata nella classe quarta della classificazione ACR, cioè tessuto estremamente denso, con percentuale di tessuto denso superiore al 75% dell'intera mammella, e di tipo 4, molto denso, della classificazione BRADS. Il tessuto denso, attenuando la radiazione, impedisce ad essa di annerire la pellicola, che pertanto appare chiara, radioopaca nell'immagine mammografica. Anche il tessuto neoplastico è denso, attenua la radiazione e risulta pertanto evidente alla mammografia quando circondato da tessuti con scarsa attenuazione, come il tessuto adiposo, che ci consente di vedere anche piccolissime opacità sospette. Tuttavia, l'elevata densità della ghiandola mammaria non impedisce di rilevare altri caratteri semeiologici che spesso si associano alla neoplasia, quali la distorsione tissutale o le microcalcificazioni. Nel caso in esame, nella mammografia del gennaio 2010, si evidenzia una grossolana area di distorsione parenchimale nei quadranti superiori di sinistra, visibile nella proiezione obliqua, senza evidenti microcalcificazioni nel contesto. Il rilievo appare evidente anche nel confronto con il radiogramma in analoga proiezione della mammella controlaterale. La simmetria del reperto è ulteriore criterio di sospetto neoplastico. E riporto la definizione di distorsione tissutale nel lessico BRADS. La distorsione tissutale può essere un rilievo isolato o associato ad altri reperti. Non vi è evidenza di microcalcificazioni nell'area descritta, come è piuttosto tipico del carcinoma lobulare. Dal punto di vista istologico, il carcinoma lobulare si presenta con piccole cellule relativamente uniformi che tendono a crescere in modo lineare, in filiera, a differenza di quanto avviene per il carcinoma duttale infiltrante. Per questo motivo, oltre alla rara associazione con le microcalcificazioni, il carcinoma lobulare di solito, al momento della diagnosi, presenta un diametro medio superiore a quello del carcinoma duttale. L'area di distorsione rilevata nel radiogramma di gennaio 2010 andrebbe, a mio parere, inclusa nella categoria 4 della classificazione BRADS, anomalia sospetta per la quale deve essere presa in considerazione la biopsia. Nel referto, tuttavia, si legge non distorsioni del disegno stromale. Non concordo neppure sull'interpretazione dell'esame ecografico. In una delle immagini a me pervenute, acquisita a livello del quadrante superesterno della mammella sinistra, come indicato dal body mark, è rilevabile una formazione ipoecogena, disomogenea, contorni irregolari, con parziale assorbimento del fascio. Queste caratteristiche includono questa formazione nel gruppo delle lesioni sospette per malignità. Il reperto, infatti, depone per una lesione solida, con caratteri semeiologici molto diversi dalle formazioni cistiche presenti negli altri fotogrammi allegati e descritte nel referto.
Tale immagine, tale lesione solida, non può essere neppure definita da termini quali adenosico o mastosico, che non descrivono reperti mammografici o ecografici, ma reperti istologici. In particolare l'adenosi è un'espressione della mastopatia fibrocistica caratterizzata da aumento di dimensione e numero della componente acinare della ghiandola, con architettura del lobulo conservata. Il referto, pertanto, non menziona neppure l'immagine ecografica sospetta, classificabile come il reperto mammografico nella categoria 4B RADS, lesione sospetta, biopsia. Un ulteriore gruppo di considerazioni sono relative al profilo di rischio della paziente. Al momento dell'indagine la signora aveva 50 anni, un'età particolarmente a rischio per le variazioni ormonali legate alla pre- o postmenopausa. L'anamnesi familiare positiva con un parente di primo grado, in questo caso la madre, portatore di carcinoma mammario, seppur in età avanzata, configura un ulteriore importante fattore di rischio. La densità mammografica è un altro ben definito fattore di rischio per sviluppo di tumore della mammella. In particolare il rischio aumenta con l'aumentare della densità, sia prima che dopo la menopausa, e all'aumentare dell'età. Nel nostro caso avevamo rilevato una percentuale di tessuto denso superiore al 75%. La densità è infine associata ad un maggior rischio di carcinomi intervallo. Modelli matematici sono stati studiati al fine di calcolare il rischio per una donna di sviluppare tumore della mammella nel corso della vita, allo scopo di guidare il clinico nella sorveglianza della donna sul rischio calcolato. Uno dei più conosciuti, adottato anche nella nostra Breast Uni di Cremona, è il modello di Kuzic, sottoriportato. In base a quanto sovraesposto, i fattori di rischio relativi alla signora definiscono un profilo 3, alto rischio senza mutazione genetica accertata, con uno score intorno a 10, per cui viene proposto un percorso diagnostico-terapeutico per la fascia d'età compresa fra 35 e 69 anni, comprendente visita semestrale, ecografia semestrale, mammografia annuale con indicazione di densità mammografica BRADS, eventuali altri esami e sottinteso la risonanza magnetica. Non giudico pertanto atteggiamento prudente da parte del radiologo consigliare controlli annuali di routine come si legge nel referto. E con quest'ultima constatazione concludo la mia perizia. Bene, la ringrazio, dottoressa.